trovati morti nel giorno della festa del 1° maggio. Lui 99 anni, in casa, e lei 64, impiccata in un capannone. La misteriosa e triste scoperta a Villanova del Battista, in contrada Pila, il primo cadavere rinvenuto è stato quello di Carmine Iannarone. Dopo circa 2 ore è stato trovato anche il corpo della badante, Emilia, il nome italiano di nazionalità rumena. Sul posto i carabinieri, nessuno nella zona ha visto o sentito nulla. Pare che l'uomo, cardiopatico, negli ultimi giorni versasse già in gravi condizioni. Due persone, in ogni caso, ben volute dai vicini, che non sanno spiegarsi cosa possa essere accaduto. Comunque è sempre stata una brava persona la badante, sempre troppo brava, però era brava. Cioè, mai, a parte che ricamava anche, era brevissima. Sarà successo qualche cosa, tant'è vero che noi abbiamo i cani qui, un po', stanotte, quando è stato? Forse 2 giorni fa, 3 giorni fa, abbaiavano tantissimo. Però, sai, non è che possiamo, non sappiamo che cosa sia potuto succedere, non lo so. Era bravissima, come se stava bene con la badante. Se mi ci teneva che io lo univa, sapevo bene. E allora, che è successo regime sto fatto che... non c'è già passato più. Mamma, già facciate un coppallaggio. Visto che hanno sceso da tutte le carabinieri, hanno voluto stamattina domani a me. Ma scendo una tavola, sapere che è successo qualcosa. Come è già sceso un coppallaggio, visto una flora da vacca, giusto qualcosa è successo.